sto mettendo la scotta della randa che serve per regolare la vela. Lui è Valerio ed è il timoniere della barca. Io invece sono il suo prodiere, regolo questa vela qui. Noi abbiamo conosciuto Simone attraverso i servizi sociali del 10° municipio, con cui abbiamo un protocollo d'intesa. Ogni anno ci segnalano circa 30 ragazzi sul territorio di Ostia, Ciglia, e era una delle famiglie che c'erano state segnalate. E loro, avendo tre figli, di cui uno disabile, il maggiore Giorgio, avevano difficoltà a far praticare sport a tutti e tre i figli. Noi siamo 5 persone. Mamma, papà, Simone, che ha un fratello più grande e una sorellina più piccola. Devi prendere la bandiera, quella rossa. No, sono morta, già. Giorgio è un ragazzo autistico, ha tutte le sue cose, il suo modo di relazionarsi, il suo mondo, e devo dire che Simone lo adora. Hanno un buon rapporto, anzi direi ottimo, perché non è facile, ovviamente, soprattutto fuori dal contesto familiare. Simone sono 4 anni che fa vela con Sport Senza Frontiere. È stato amore a prima vista. Adesso dobbiamo spostare la barca. Io e Valerio abbiamo fatto delle gare e abbiamo vinto una coppa, terzi. Siete bravi secondo te? Sì. All'inizio io ero anche spaventata, perché è uno sport comunque che si fa tutto l'anno, quindi anche d'inverno con il freddo, la muta, fra le altre cose. Diciamocelo onestamente, è uno sport anche abbastanza elitario e che noi non avremmo mai potuto fargli fare con le nostre possibilità. E io ho dovuto prendere un congedo parentale per Giorgio, e poi mio marito ha perso il lavoro, fortunatamente adesso sta lavorando. Per Simone la vela rappresenta un proprio spazio, perché comunque ha avuto la possibilità di conoscere nuovi amici che non avrebbe avuto la possibilità invece di conoscere frequentando il suo quartiere. San Giorgio negli anni 80-90 è nato come quartiere popolare e ancora oggi lo è. E si è riqualificato nel tempo, all'epoca era proprio il centro dello spaccio di eroina, infatti non è un caso che noi abbiamo seguito diverse famiglie che venivano proprio da quel quadrante. La fortuna è che lui ha una famiglia comunque alle spalle, seria, che lo segue e che gli evita di frequentare determinati ambienti. Quello che gli ha permesso la vela è di creare uno spirito indipendente, anche quel poco di libertà che piace tanto ai ragazzi, perché lui ormai è adolescente. E questo, diciamo, di per sé è come se fosse uno scudo protettivo contro altre libertà che spesso e volentieri non portano a dei risultati, diciamo, positivi. Se ti dicessero non puoi più fare vela, cosa faresti? Fare vela. Solo la vela? Non c'è altro per te? No, non c'è altro. Simone è estremamente allegro e gioioso come ragazzo. La vela gli dà modo di avere un riscatto sociale e di avere determinate aspettative. Nella categoria degli under 12 ha vinto diverse manifestazioni sia a livello zonale che nazionale. E quello sarebbe un sogno anche per me, una cosa da poter rivendere anche a livello lavorativo. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo che mi ha detto Simone è che lui vorrebbe tanto un giorno portare il fratello in barca con lui e vorrebbe tanto far fare il prodiere a Giorgio e lui fare il timoniere. E che può darsi che un giorno ci riuscirà.